Cerimonia commemorativa a Bisceglie per celebrare Vincenzo Calace, patriota e politico integerrimo a 50 anni dalla scomparsa. Un momento di raccoglimento e preghiera con la deposizione di una corona d'onore presso il monumento in piazza Margherita di Savoia. Occasione anche per la presentazione di un volume, Lettere dal carcere dal confino 1930-1943, in cui è stato raccolto l'epistolario di Vincenzo Calace. Beh, Calace è un pioniere della libertà, è un uomo che ha sacrificato la sua vita dell'ideale, è un uomo che con un'estrema coerenza, rifuggendo da interessi particolari, ha fatto grande un pensiero, una cultura, ma soprattutto ha portato risultati per la storia della nostra Italia che si sono trasfusi poi in una Costituzione che ancora oggi è un punto di riferimento valoriale. In un momento in cui si parla di terrorismo, in un momento in cui le libertà individuali sono minate, Calace diventa attualissimo per i nostri giovani e il Consiglio Comunale ha voluto celebrare la sua figura con la cittadinanza onoraria che è stata riconosciuta unanimemente da tutte le forze politiche e che ha determinato oggi per la prima volta nella nostra storia bisceglese il riconoscimento di una cittadinanza onoraria postuma a una personalità così illustre. Quindi per noi bisceglesi è importantissimo, radici fortemente legate al nostro territorio e soprattutto un punto di riferimento per affermare con convinzione ancora oggi i valori della libertà e della democrazia.